Il titolo del mio intervento, come lo vedrete, è un pochettino provocatorio, in quanto si basa sui numeri, le due ancone, e poi da quello che ho sentito, le due rotte, in realtà potremmo fare uno, due, tre rotte, che per quanto riguarda il titolo è provocatorio, le due ancone e le loro fondazioni. Ho sentito anche parlare delle rotte, di due, la rotta occidentale e la rotta orientale. Secondo gli ultimi studi, in base alla distribuzione della scena migratica, le rotte dovrebbero essere tre, perché accanto a quella occidentale e quella orientale ce n'è un'altra che fa capo a Zig e Zag, a Palagruza, eccetera, eccetera. Comunque lasciamo perdere questa cosa. Colgo l'occasione per dire che l'incontro di oggi mi permette di richiamare anche nel titolo le due ancone in modo provocatorio, perché secondo me dobbiamo cambiare una prospettiva, affrontare le problematiche storiche non limitandosi soltanto a questa parte della rada di Ancona, Guasco, Cardeto, Cappuccini, Astagno, ma abbracciare il Montagnolo. E questa è stata una grossa intuizione, mi fa piacere ricordarlo, della professoressa Lollini. La piantina che vi ho distribuito nel 1976, parlando della sua civiltà picena, riporta nell'elenco degli abitati, se lo leggiamo bene, al numero 4 Ancona, e poi anche qui, giocando sul fatto 1 e 2, indica due siti di abitato piceno, il Colle dei Cappuccini e il Guasto. Poi il numero 5 di questa cosa, Montagnolo di Ancona. E mi piace leggere quello che lei ha scritto quella volta, perché è stata troppo spesso dimenticata, e questa dovrebbe essere un'occasione per ricordarla. Trattando dei rapporti con la civiltà greca, Popolo e Civiltà dell'Italia Antica, pagina 164-165, leggo soltanto alcune sintesi per giustificare perché ha avuto questa grossa intuizione. Guardiamo il Montagnolo, non dimentichiamo nelle nostre discussioni, consideriamo Ancona in tutta la sua estensione, come è stato qui immaginato. Dice la Lollini, trattando dei rapporti con la civiltà greca, non si può infine non accennare alla fondazione siracusana di Ancona, tramandataci da Strabone, ed interpretata da alcuni come un semplice potenziamento di uno scalo greco già esistente, piuttosto che un impianto coloniale in senso stretto. Braccese eccetera. Però anche la Lollini fa una precisazione, perché il mio insegnante, il maestro Enrico Paribelli, tante volte per alcune scoperte ci parlava dell'altra faccia della luna, che cosa si può conoscere, che cosa si può vedere. E la Lollini, in base alla povertà di testimonianze archeologiche, fa alcune considerazioni per cui tende ad interpretare questo fatto della colonia in questo senso. L'ipotesi, tuttavia, di un precedente emporio greco, peraltro non giustificato dalla contiguità o complementarità di quello di Ancona, non è avvalorata da alcun dato archeologico. Quindi contesta Braccesi, dice cosa può potenziare un insediamento se questo insediamento non c'è, perché quello che noi conosciamo per il quinto e il quarto secolo è documentata romana e Ancona, un punto fondamentale all'altra faccia della luna, apparentemente è priva di queste testimonianze archeologiche. Ma ritornando al discorso delle due Ancone, noi sappiamo che nei tramonti di Piazza Malatesta, mi ricordo ancora con tanta tenerezza e affetto, ero molto più giovane, avevo circa 34 anni di meno di adesso, seguendo i lavori a Piazza Malatesta, vengo, era il giorno 25 marzo, giorno dell'annunciazione, la Lollini mi fa capandolfi e finito il periodo di prova come ispettore della sovrintendenza, vado a seguire gli scavi a Piazza Malatesta. Vado, ritorno con dei cocci, porto un coccio, lei mi abbraccia. Lo sa che cosa ha fatto lei? Ha invecchiato in tutto un colpo ancora di 1000 anni, perché era un coccio dell'età del bronzo, età antico, bronzo antico, esposto tra l'altro prima del tutto alla vista. Quindi Ancona, il sito dove c'è il centro storico attuale di Ancona, ha una documentazione, vita ininterrotta, documentata dalla fine dell'età neolitica, prima età del ferro. Ma più o meno contemporaneamente, in età preistorica, c'è l'insediamento del Montagnolo, da cui viene il coccio miceneo, bronzo, finale e recente. Quindi contemporaneamente, nell'età preistorica, prima dell'arrivo della colonia della fondazione dei Siracusani, 387-383 a.C., l'occasione di questo incontro di oggi, delle celebrazioni di 2400 anni, gruppi, comunità vivevano in queste, ma uno all'altro che si contrapponevano. E questa cosa, dal momento che in tutti i manuali di storia della colonizzazione greca, Gian Berardi, nella storia della colonizzazione della Magna Grecia, cita Ancona
Perché? Perché è tra le ultime colonie che viene fondata in Occidente, Ancona, ed ha una caratteristica particolare, come è stato detto, che è voluta da Dionigi Vecchio per scopi ben politici. Quindi se andiamo a cercare qualche cosa di una fondazione greca, ma sappiamo che cosa andiamo a cercare? Dei fuggitivi, dei politici, di una parte avversa che rompeva le scatole in città, che viene mandata, quindi con una fava prendo due piccioni, viene mandata da un'altra porta, utile per la politica in espansione in Adriatico dei Siracusani, quindi questi ctisma, una fondazione di qualche cosa, ma quante persone saranno state? 30, 40, quelle famiglie, che cosa andiamo a cercare? La Roli dice, noi queste testimonianze archeologiche non le abbiamo trovate. Quindi quando parliamo di una fondazione greca vera e propria, intendiamoci bene che cosa andiamo a cercare. E l'archeologia, quindi, il lavoro delle sovrintendenze, pur tra mille difficoltà, è fondamentale perché ci permette di trovare quegli anelli che mancano. Quindi quando, riprendendo il discorso della Rovina di questo fatto, dice a Numana da quella testimonianza, l'improvviso scemare, ma non si badi, ma si badi bene, non scompare. La Rovina nota, l'abitato del Colle dei Cappuccini, è abitato e frequentato dal proto-villandoviano, la civiltà appenninica, e sembra infatti esposto, l'unico frammentino, mi ricordo quando ho dato una mano a identificarlo, un lordo di una cappa schifo, se siamo agli inizi del V secolo avanti Cristo. Quindi quello che la Rollini nota, una mancanza di testimonianze archeologiche nell'area che corrisponde all'attuale centro storico di Ancona, manca una documentazione archeologica, però già è giustamente, e conosceva la cultura materiale meglio di qualsiasi altra persona, di formazione positivista, vecchi e però conoscere i materiali, abbiamo tutto da imparare, anche i giovani archeologi, dal modo come lei lavorava, da come si dava gli oggetti e come li metteva in magazzini. Quando lei affermava, non era mai gratuito quello che diceva, dice, si va di bene, non scompare, perché testimonianze, poi vi farò vedere, anche del V secolo a.C. sporadiche, ancora le erano. Quindi la comunità continuava a vivere in questa zona con i suoi caratteri particolari, un insediamento abitato ininterrottamente dalla preistoria, sembra ha un calo di presenza proprio nel periodo in cui compaiono i Siracusani. Per cui lei era arrivata a dire, se io li trovo qui ad Ancona, i Siracusani potevano avere come sede di questo loro stanziamento che aveva una caratteristica molto particolare perché erano di fuoriusciti, che avevano una finalità politica, ma non può essere al Montagnolo l'insediamento. Quindi quello che mi preme in questa occasione è fare in modo che anche nell'opinione pubblica, nell'immaginario collettivo, non focalizziamo tutto da una parte, guadagniamo tutto la rada del porto. Quando prima si è fatto riferimento allo stabilimento della salute, quando è la stessa cosa, scusate, succede con la fondazione di Siracusa per Zampele. Perché si chiamava Zampele? Perché c'erano gli insediamenti, chi viene, i coloni vengono, si mettono abbastanza vicino, però noi dobbiamo cercare che cosa? Erano fuoriusciti nell'ambito della politica di Dionigi il Vecchio, dei Siracusani. Quindi anche è vero, l'intuizione della Rollini è vera, dobbiamo prestare grande attenzione, ha fatto bene la sovrintendenza archeologica, ad attivare tutti i dispositivi per la conservazione e la tutela del Montagnolo che merita, che riserverà, secondo me, grandissime sorprese. Penso che ho dato le indicazioni, quindi guardare questa problematica da questo punto di vista, superando poi alcune cose dell'osservazione di quello che è stato detto in precedenza. Andiamo avanti, questo per quanto riguarda le rotte. Dopo i sanniti, attenzione, anch'io ho commesso un errore, traducendo questa frase dello Pseusilace, Ieron si parla, Ieron non è un tempio, può essere un santuario, la prima grossa distinzione, di Diomede che è venerato, i Umbri, tutta quella cosa sta a indicare, ma i Piceni stessi, nella loro definizione, sono una popolazione italica del gruppo linguistico umbro-sabellico. Io tutto quello che ho sentito dire alla professoressa Rollini si suggerirebbe nella tomba, perché lei vedeva, questo è evidentissimo, un'identità nella cultura materiale di queste popolazioni picene dalla Scolano fino a Novilara, con delle variazioni eccetera eccetera, ma sempre. Quindi questo carattere a cui faceva riferimento il collega Baldelli, multietnico, questa apertura, lui ha citato, dice, ad Ancona, ma no, ma anche a Castelfidardo, abbiamo delle famiglie albanesi, morlacchi, schiavoni, è stato sempre, il mare non ha mai diviso queste collettività. Quindi però la cultura materiale che troviamo, ecco perché compito degli archeologi,
l'altra faccia della luna, le notizie letterarie, ma supportate e confrontate con la documentazione archeologica. Per quanto riguarda questa parte della rada del centro storico di Ancona, una semplificazione è esposta anche in questo museo. Manca tutto il montagnolo, anche quindi nell'allestimento del Museo di Ancona Nazionale, il montagnolo deve avere la sua, perché è strettamente legato alla vita della città e darà una possibilità di avere una prospettiva più completa. Andiamo avanti quindi con questa cosa. Qui voi vedete, è stato posizionato il montagnolo, guardate i colori, le distribuzioni, le vedute, c'era la possibilità. Zancle, Messina, Zancle, perché era gli indigeni, anche qui c'è un'analogia con Ancona, Zancle vuol dire faccia, Ancona vuol dire gomito, quindi che siti abitati da popolazioni locali, già nel secondo millennio avanti Cristo con la circolazione dell'Ambra, il Coccio Miceneo, l'abitato di età preistorica, del bronzo finale, recente e finale, del montagnolo, con tutta la documentazione, non è importazione micenea, è di tipo egeo, dello stesso che è stato trovato a Iesi, la stessa cosa, quindi nell'ambito dei commerci, nelle relazioni interadriatiche, a cui ha fatto riferimento la collega Lucentini, non impediva la presenza che qui, in questa zona, attenzione all'uso di emporium, del termine emporio, quindi in collettività vicene, mai chiuse, aperte ad ospitare, quindi pensiamo anche ai matrimoni, gente che veniva da fuori, che si inseriva, che portava. Quindi il materiale è un materiale di tipo egeo, poi questa ceramica micenea del Montagnolo d'Ancona, nel 1982 quando è stato trovato, c'era poi a Iesi, adesso a Cisterna di Tolentino. Quindi documenta tutta questa serie di collegamenti, di aperture, ma che avvengono in un modo, non con una fondazione, con apoichia, con un ecista, qualcuno che viene mandato con la... È una cosa abbastanza anomala, ma che si inserisce in una serie di rapporti dovute a tutta la storia di Ancona e la sua vocazione commerciale levantina. È un braccio che accoglie tutto da... Ma il confronto che è stato fatto anche prima con Napoli è evidentissimo, la stessa cosa era stata sottolineata da Teodoro Mommsen. Ancona è più proiettata fuori, accoglie tutti, è una componente etnica variegata, ma sulla base di un strato comune, però questa presenza non incide. Con una battuta possiamo dire, le cose ellenistiche di matrice ellenica non arrivano né l'entroterra, non arrivano al Pinocchio. Ancora vedremo poi nella parte dell'età tardo repubblicana, ellenistica, secondo e secondo secolo a.C., importa primizie dal Mediterraneo orientale, dalle serre d'Egitto, da Bergamo, però queste cose non le troviamo molto fondate, quindi era l'uso interno. Andiamo avanti, quindi la stessa, questa è una serie, ecco, questi sono materiali che risalgono al bronzo recente finale del Montagnolo, andiamo avanti, non mi soffermo, il coccio dice, ecco, questo è esposto nel museo, è una chilix attica a figure rosse, del pittore del Pitos, che datiamo agli inizi del V secolo a.C., ritrovamento è stato sporadico da via Goito. Quindi agli inizi, alla fine del VI secolo, inizi del V secolo, sarà stata una tomba, non sappiamo che insieme a pochi materiali, esposta qui nella sala alla conclusione della sala 23. Come? Mentre, avanti questi materiali che vedete vengono dallo scavo di via Vanvitelli, ma siamo materiali che vanno già dal IV-III secolo a.C., tipi di ceramica, andiamo avanti, c'è il coperchio di una regina in sapola, ma siamo agli inizi da via Vanvitelli, vi parlo da questa parte, la documentazione, quindi il poco che copre quel periodo, V-IV secolo a.C., c'è via Goito, dove ha restituito quella chilix del pittore di Pistone, pezzo originalissimo agli inizi del V secolo, insieme anche a un frammento di una Lepidos attica a figure nere. Poi c'è anche un frammento che proviene sempre da Ancona, ma si trova al Metropolitan di New York, di una Lepidos della metà del V secolo, data come proveniente da Ancona, secondo me, visto che del pittore di Iale potrebbe essere provenire da Romano. Lasciamo perdere, andiamo avanti, ritorniamo dall'altra parte del gonfo al montagnolo e adesso vedete un'esemplificazione della documentazione che combacia perfettamente cronologicamente con il periodo dell'installazione di questo tisma siracusano. Ecco qui, voi vedete una successione, una figura di tipo certosa, ma questi vengono dal montagno e forse qualcuno qui li riconosce. Un frammento di
prima Felix attica capeschifos a figure nere, altri frammenti di ceramica, ne abbiamo avanti, non voglio rubare tempo a nessuno, questo è un altro particolare della ceramica, è l'attacco di un'ansa, di un cratere a campana attico molto probabilmente fine quinto, inizi quarto secolo avanti Cristo. Questo è il frammento di un orlo, di un cratere, ma vengono dal Montagnolo. Quindi al Montagnolo c'era una comunità in base a questi frammenti. Questo è un cratere attico a colonnette, si data benissimo nel quinto secolo avanti Cristo, il borgo è decorato. Questo è un altro cratere, quindi anche reperti materiali. Quando Lamartine fa quelle affermazioni proponendo come se, ma Lamartine sono stato io a seguirlo, gli altri, infatti De Marini se ne pone quando si toglieva dei sassolini dalla scarpa per dare delle frecciatine e delle cose, però quando Lamartine parlava perché conosceva i materiali, lei questi materiali li conosceva tutti, e noi riconosciamo il leone dall'unghiata, e qui dell'unghiata ce ne sono che lasciano sperare cose straordinarie al Montagnolo, dove credo che potremmo trovare anche la testimonianza dello pseudocinaci. Andiamo avanti e poi vi leggo. Questa è la Lechitos che dal Metropolitan di New York viene data come proveniente da Ancona, citata anche dal Bibbio, cioè, gli altri sono i frammenti. Questi invece ritorniamo al Montagnolo, voi vedete le ceramiche antiche, andiamo avanti, il frammento di una chili di sartica, materiali perché non dove abitare. Poi queste maschere, la prossima, sono oggetto, questo è un frammento diviso, un frammentino piccolo di una maschera in terracotta che ha una funzione nel mondo, questi Magna Grecia sono di casa, vi farò vedere, dei confronti dell'Italia meridionale, sono delle protomi femminili in terracotta che avevano una funzione o puntuale, quindi io sospetto che in base a questi materiali, vado subito per le porte, che ci sia un luogo di culto frequentato al Montagnolo, sicuramente a partire dalla fine del V, IV secolo avanti Cristo, contemporaneo alla presenza dei sacerdoti. Questo è un altro frammento, avanti, questo è di un confronto con quella di Cingoli, quindi ci sono questi materiali, e questi sono quelli dell'Italia meridionale, eccetera. Questi sono dei frammenti di popola, di tazzine che sono miniaturizzate, anche questi oggetti tipici di luoghi di culto, e viene dal Montagnolo. Qui c'è una moneta di Napoli, andiamo avanti, io sei sulla testa il toro, altri frammenti, vi ringrazio. Ah, l'ultima cosa. Voglio rispettare i tempi. Colgo l'occasione per segnalare al, sperando che il superintendente me l'autorizzi, non faccio storie per le missioni, a Boston si conserva nel museo archeologico questo bronzetto di Poseidon che proviene da Ancona, dalla zona della cattedrale. Grazie.